Buonasera ai presenti, buonasera ai nostri intervenuti, al vice sindaco di Mesagne, al presidente del Galite de Messapi e al direttore della rotta dei Fenici, Antonio Barone. Grazie, attendiamo anche l'assessore regionale all'agricoltura Pentassuglio, ma ha problemi con la giunta, dalle 11 di questa mattina è ancora in giunta, quindi ci ha promesso comunque di arrivare sperando nel tempo giusto per poter prima della chiusura. In genere questi incontri vengono fatti naturalmente anche una buona occasione di trasparenza che la comunità europea chiede in occasione dei bandi che vengono appunto finanziati da lei per poter poi offrire alla comunità i risultati. Molte volte però mi sono trovato dalla parte vostra e molte volte quando io ho assistito a queste cose mi sono chiesto molte volte sì, ma io vengo, ascolto cose che stanno finendo. Ecco, allora posso garantirvi una cosa, soprattutto col documento che avete in mano, quel libricino verde, noi vi garantiamo che un prodotto finale di un progetto, ma sarà quasi la Bibbia per il territorio che noi rappresentiamo, quasi appunto gli 8 comuni che rappresentiamo come terra dei Messapi, per la prossima, noi le chiamiamo programmazione, per il prossimo futuro. Incominceremo a usare dei termini che per noi sono progettualità. Comunità ospitante è una delle cose che incomincerete a sentire spesso dalla nostra bocca in questi momenti e soprattutto nel futuro. Il perché vogliamo essere una comunità ospitante ce lo racconterà molto meglio di me Antonio Barone, che è come dire, il direttore della Rotta dei Fenici. Cos'è la Rotta dei Fenici? Perché abbiamo fatto le giornate per il Mediterraneo antico? Cosa c'entra con la Smart TTM? Anche questo verrà svelato dal direttore della Rotta dei Fenici. Io volevo solamente dire che questo progetto è partito con l'intenzione di mettere su una rete di operatori economici come best practice per poter far sì che l'intera comunità possa avere una proposta diversa per l'offerta turistica del territorio. Era un bando nel 2017 dove abbiamo deciso di partecipare in maniera anche secondo me lungimirante, tra l'altro non lo dico per così, ma per dimostrare anche il buon lavoro non fatto da me ma dalla struttura e dal territorio. Su 60 domande presentate in regione noi siamo usciti primi e i risultati di questo è dovuto perché abbiamo, tra l'altro, uno dei prodotti che non presentiamo oggi ma ne parleremo è la creazione di pacchetti turistici. Cioè non è mai successo, almeno per quello che io ricordo qui sul territorio, che un gruppo di operatori economici sia stato messo insieme soddisfando l'intera domanda e successivamente preparato una serie di pacchetti turistici da mettere sul mercato. Quindi questo è un primo esperimento da poter essere in autonomia capaci di vendere il nostro territorio e non da parte di terzi. Detto ciò, vorrei brevemente, ecco, il mio impegno era quello di spiegarvi perché siamo qua e cosa vogliamo fare. Molti volti sono conosciuti, sono aziende che hanno scommesso con noi e stanno con noi. Ogni azienda rappresenta un tassello di un'offerta che possiamo offrire a un ipotetico turista. Adesso cosa abbiamo fatto? Questo progetto prevedeva una serie di servizi da offrire a questa rete, affinché questa rete potesse essere in qualche maniera rafforzato da un punto di vista di marketing, di immagine. E in effetti cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato una carta dei servizi e una carta etica in collaborazione con l'Associazione Italiana Turismo Sostenibile e poi abbiamo anche creato una serie di prodotti che saremo qui a presentare tra l'altro a tutti coloro che sono della stessa rete e coloro che hanno voluto avere il piacere di stare qui con noi. E poi delle piccole videocartoline, ne presenteremo solo una perché poi non vogliamo, come dire, non dico tediare, ma allungare la cosa. Sono dei piccoli omaggi alle aziende che hanno partecipato per promuovere la propria azienda. Quindi siamo riusciti a finanziare 18 di queste videocartoline che presentano la propria azienda. E poi avremo, magari si soffermeranno un po' di più, ma per la qualità dei contenuti che sono più che altro propedeutici per un futuro che vogliamo intraprendere insieme, è appunto la relazione che terrà il direttore della Rotta dei Fenici e successivamente chiuderemo con un documentario, un piccolo corto di pochi minuti che non parla delle 18 aziende alle quali il progetto è indicato, ma si rivolge al territorio e lo abbiamo chiamato un video emozionale.
A voi lasciamo il giudizio finale su questo argomento. E nell'attesa poi, d'altronde, che anche l'assessore, tra l'altro, che ci teneva proprio a vedere queste cose, possa dire anche alla sua. Io vorrei che il vice sindaco, l'avvocato Semeraro, che ha molta esperienza anche su queste cose, ci possa salutare e dirci anche qualcosa. Grazie, avvocato. Buonasera a tutti gli ospiti, a tutti gli intervenuti. Io porto il saluto del sindaco Toni Matarrelli che questa sera non è con noi perché è domani impegnato in regione per un evento che lo vede protagonista e ho il piacere di partecipare a questo evento io e soprattutto ringraziare gli ospiti di qui che sono sul tavolo della Presidenza e anche voi, soprattutto Antonio. Per il presidente del GAL, per il lavoro che costantemente mettono in atto nel nostro territorio. Quindi devo ringraziarvi non soltanto per l'evento di questa sera, per tutto ciò che fate, ma soprattutto per l'impegno, diciamo, che ci mettete in questo periodo. Devo dire che tutto ciò che riguarda il turismo sostenibile. Quindi una rete che possa, diciamo, unire le forze per raggiungere degli obiettivi, vedrà sempre l'amministrazione comunale nostra e quella di tutti gli altri aderenti, diciamo, sempre vicini al vostro fianco. Per cui questo progetto che seguirò con attenzione e mi riserverò magari dopo, nelle conclusioni, di poter esprimere anche alcune altre valutazioni, credo che sia necessario e quindi contribuirà alla riuscita, ovviamente, dello sviluppo del nostro territorio. Mesagne, capitale della cultura 2024, ha messo in moto un meccanismo che ci vede tutti uniti, anche voi uniti in questo percorso, in questo progetto, soprattutto anche il territorio che ci affianca in tutto questo percorso. Devo dire che le adesioni sono numerosissime, anche ad altissimo livello. E noi presto, alla metà di ottobre, sapremo se abbiamo superato la prima fase, cioè se rientriamo nei primi 10 che possono giocarsi questa candidatura. Quindi grazie anche a voi, perché nel progetto che stiamo collazionando in questa fase finale, credo che tutte le forze, tutte le diciamo, coloro che danno al territorio un grosso contributo possono appunto essere protagonisti in questa fase. Quindi grazie veramente per quello che state facendo e che farete per noi. Ci siamo chiesti cosa possiamo offrire al turista che per dare una maggiore garanzia, per dare, come dire, per dire chi siamo, cosa possiamo offrire come impegno, come promessa nelle cose e cosa tra l'altro abbiamo avuto il coraggio di dire anche cosa vogliamo dal turista. Ci possiamo avere coraggio anche a chiedere questo, no? Cosa pretendiamo dal turista il rispetto del territorio? Ci sono due carte, una carta etica e una carta del, come chiamate? Lo tengo bello a vivo perché se metti è la carta dei servizi. Quindi prego, dottor Mitrotti. Grazie, intanto un saluto a tutti i relatori e un ringraziamento al GAL che mi ha coinvolto in questo progetto che in realtà più che un progetto definirei l'inizio di un processo di valorizzazione del territorio. In chiave turistica sicuramente, proprio dall'analisi del territorio siamo partiti valutando quelle che poteva essere un'offerta non soltanto della ricettività, ma anche dei servizi, soprattutto dei servizi legati alla cultura, all'enogastronomia, perché in realtà Smart TDM si propone come un contratto di rete, quindi va, come diceva prima il direttore, a coinvolgere gli operatori diretti sul territorio, quindi chi fa economia, oltre al GAL che ha coordinato le varie attività. La carta servizi e le due carte etiche, in realtà, una rivolta alle aziende e una rivolta invece al turista, sono il frutto di un'analisi preliminare di quello che poteva offrire il territorio, tenendo ben conto in particolare il trend anche del turismo attuale, cioè dove sta andando il turismo, ovvero verso l'esperienza. Cioè il vivere delle esperienze, il vivere un territorio e non soltanto ascoltare o vedere o visitare. E questo lo fanno molti degli operatori, anzi tutti gli operatori che fanno parte di questo contratto di rete e quelli che anche spero aderiranno in futuro per avviare questo processo che possa costituire un network. Sarà una delle chiavi importanti di cui discuteremo. E poi anche sulla lentezza, cioè il riscoprire il territorio attraverso il turismo lento. Oltre che quello culturale. Molto si sta già facendo, di più possiamo fare e lo faremo. Io chiedo a Cristiano di scorrere le immagini perché non ho il computer qui con me. La carta servizi, dicevo, nasce da questa analisi e si pone degli obiettivi ben precisi.
Io li ho sintetizzati in tre in particolare, che sono quello di puntare intanto sulla qualità, cioè dare delle porsi degli ob- come obiettivo una qualità che possa essere di base per tutti e chiaramente possa essere migliorativa, in modo che ci possa essere una sana competizione fra le aziende della stessa network, che però lavorando insieme possano anche creare un'ulteriore offerta territoriale. Sì, la sinergia è importante. È importante in questo perché ognuno sa fare bene il proprio mestiere e non ci si può improvvisare nel turismo. Quindi chi fa produzione, chi fa comunicazione, chi fa dei servizi a livello di escursioni o di guide fa questo mestiere e così via. Una giusta interazione può portare sicuramente a un miglioramento dell'offerta territoriale. Così come la creazione di questo network è importante per lavorare tutti quanti insieme e bene. Gli obiettivi sono quelli di offrire servizi di qualità attraverso il riconoscimento di un brand, cioè il marchio che è stato presentato, che non è una certificazione, non ha la pretesa di essere una certificazione, tipo le ISO per intenderci, ma la rete garantisce al turista che le aziende che hanno aderito e che hanno preso quindi questo marchio offrano degli standard base oppure anche migliorativi, li abbiamo chiamati top nella diapositiva successiva. E le parole chiave sono sicuramente quelle della rete, del network, del fare sistema, unire i puntini che sono gli operatori, che sono gli enti locali, che sono le associazioni, che sono le risorse, il patrimonio culturale e quello naturalistico che molto spesso è sconosciuto. In questo avvio di progetto ho avuto modo di sicuramente di dare qualcosa di mio, ma di imparare tanto. E abbiamo scoperto insieme anche con loro che si occupano di comunicazione, che sanno fare bene il loro mestiere, abbiamo scoperto tante fasi che possono essere sviluppate. Sicuramente una chiave importante è la sostenibilità, a cui tutti dobbiamo fare riferimento, soprattutto oggi che vediamo il nostro territorio in lenta ripresa dopo un periodo in cui è stato martoriato, e comunque bisogna sempre stare allerta e offrire degli standard che strizzino un occhio sicuramente all'economia, quindi al fare sicuramente reddito, ma anche al sapere che il nostro territorio va dato ad altri, ai nostri figli. E poi la responsabilità. Sul turismo responsabile è stata coinvolta l'Associazione Italiana Turismo Responsabile, l'AITR, come diceva prima il direttore, proprio perché è un'associazione di carattere nazionale che riesce a dare dei criteri qualitativi che siano rispettosi sia del territorio degli operatori stessi, che tengano conto anche però delle esigenze del turista, e quindi ci deve essere anche una certa reciprocità in questo. E poi la qualità. Un servizio non di qualità porta sicuramente a un impatto negativo sul territorio nel corso del tempo, nel senso che un turista può venire anche qui da noi per un po', non trovare gli stessi standard che trova in altre zone e quindi cambiare meta. Ed è facilissimo cambiare meta. Oggi c'è un'offerta che è veramente spietata, è una concorrenza che è spietata. I requisiti che abbiamo scelto, quindi, nella diapositiva successiva, sono quelli base che tutte le categorie che abbiamo individuato, che non sono soltanto quelle delle aziende che hanno aderito oggi, ma che sono anche le aziende che aderiranno in futuro, si spera, o le associazioni che potranno anche aderire, o i luoghi di cultura che abbiamo anche inserito, devono per forza avere. A queste si accompagnano poi invece dei requisiti specifici, che sono quelli obbligatori per ciascuna categoria, perché le categorie sono distinte fondamentalmente, distinguiamo quelle ristorative da quelle ricettive, da quelle dei servizi turistici e così via, e, con requisiti top che possono andare nella offerta qualitativa superiore, perché dobbiamo sempre tendere ad alzare l'asticella e non fermarci a dire offriamo quello che sappiamo dare, no. Sicuramente dobbiamo fare quello, però con un lavoro in sinergia si riesce sicuramente a offrire un prodotto qualitativamente migliore, e noi dobbiamo ambire per il futuro in particolare ad avere anche questi requisiti top che abbiamo inserito nella carta servizi. Carta servizi che poi sarà condivisa ovviamente con tutti quanti gli operatori, perché in realtà in questo processo
questo processo deve essere partecipativo. Bisogna fare in modo che tutti possano essere coinvolti, possano esprimere la propria opinione e possano eventualmente dire dobbiamo modificare qualche cosa perché l'esigenza che sentiamo è leggermente diversa da questa qui. Sono giusto delle indicazioni. Le categorie sono quelle legate alla ricettività, alberghiera, ex alberghiera, alla ristorazione tutta, alla produzione enogastronomica e quella legata all'artigianato locale, e abbiamo scoperto che esistono tante piccole realtà di artigianato artistico in questo territorio, ai servizi al turista, presenti un po' dappertutto, le associazioni e i luoghi di cultura che al momento non sono contemplate nel contratto di rete, ma che in futuro potranno sicuramente giocare un ruolo importante, perché già lo fanno sul territorio, e accompagnarsi quindi anche alle aziende stesse. E i vantaggi per chi aderisce, perché chi aderisce chiaramente deve avere comunque dei ritorni propri, sono sicuramente quello di sviluppo di nuove opportunità commerciali. Abbiamo indicato quelle che possono essere le vetrine oppure le vetrine digitali, la presenza su un sito che è quello del portale del GAL, che ha creato un portale ad hoc per quanto riguarda la smart TDM per la rete, quindi in cui ciascuna azienda va a promuovere le proprie attività, ma anche altre che si stanno pensando, come quelle della comunicazione all'esterno, ovviamente attraverso i video, attraverso le immagini, attraverso una condivisione anche della museoterapia, per esempio, di cui ci parlerà successivamente il direttore della Rotta dei Fenici, Antonio Barone. Momenti informativi che servono per crescere, per stare al passo con i tempi, per vedere dove sta andando il turismo, cosa si può fare, vedere i vari trend nel corso del tempo. Sicuramente le azioni di promozione e comunicazione, e poi gli altri servizi che sono quelli legati alla sensibilizzazione nel territorio, perché tutti i territori, e non soltanto questo, presentano dei problemi. Sui social io vedo quello che fanno le aziende, che fanno un po' tutte le associazioni, e che si spendono anche in momenti di, possiamo dire tranquillamente, di pulizia del territorio, di conoscenza, di manutenzione comunque, non soltanto del territorio con termine all'azienda stessa. Quindi questo è sicuramente un dato importante. Le due carte etiche, e vado verso la conclusione, partono comunque dai principi, dagli obiettivi del turismo sostenibile, dei 17 obiettivi che ben si sposano con il turismo. E fra queste, nelle tre dimensioni del turismo dello sviluppo sostenibile, quindi del turismo sostenibile, nella diapositiva successiva, dobbiamo cercare di coniugare sicuramente l'ambiente con l'economia, con l'attività sociale. Quindi la presenza della rete nel territorio, anche dal punto di vista sociale, deve essere quello del coinvolgimento di tutti. Deve essere orientato sicuramente a un turismo for all, cioè per tutti. Nelle parole chiave non ho volutamente messo quello legato alla disabilità, perché in realtà quello deve essere un qualcosa che ormai dovrebbe essere requisito di base, cioè l'accessibilità a tutti. Questo è uno dei punti su cui l'Unione Europea sta puntando già da alcuni anni e punterà sempre più nel futuro, affinché si possa avere una partecipazione di tutti a tutto. Le due carte etiche sono rivolte, dicevo prima, anche una alle aziende, nell'ultima diapositiva che andiamo a vedere, una alle aziende che si impegnano a offrire dei servizi e prodotti di qualità, possibilmente locali, del territorio, quindi anche interfacciandosi con le altre aziende che producono beni di consumo diversi da quelli prodotti dall'azienda stessa, per esempio, e poi chiaramente anche al turista, perché il turista deve comunque avere un suo certo comportamento, un certo rispetto del territorio, sapendo che è un ospite desiderato sul territorio, è ben accetto, e che però deve comunque stare a quelle che sono delle regole affinché i turisti che verranno dopo di lui, le persone che verranno dopo di lui, possano comunque fruire del territorio. Io qui mi fermo, perché successivamente si parlerà in particolare del turismo e dei trend turistici. E vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a continuare in questo processo nelle prossime attività che si svilupperanno. No.
Io ho dimenticato innanzitutto anche prima di salutare l'assessore Miccoli e il sindaco di Tol Chiarolo, che hanno avuto, come dire, abbiamo l'onore di averli con noi, perché tra l'altro hanno partecipato attivamente anche a questo programma, e un po' come tutti anche gli altri comuni. Ecco, abbiamo parlato di offerta alla rete, abbiamo anche immaginato, generalmente quando si va nelle aziende agricole si trova il dépliant di carta all'entrata di un'azienda agrituristica o in altre cose. Oggi abbiamo bisogno che ci sia anche una presentazione, si parlava di social, di web, e non possiamo fare a meno di essere presenti anche in questi strumenti e in questo mondo virtuale. E allora abbiamo deciso di preparare in maniera professionale per le aziende che hanno aderito alla rete un piccolo spot di un minuto dove ognuno ha presentato la propria azienda. Oggi ne facciamo vedere uno, perché abbiamo già fatto vedere gli altri negli altri due giorni di queste giornate del Mediterraneo Antico. Siamo stati a Francavilla, siamo stati a Letiano e abbiamo presentato un numero di videocartoline, le abbiamo chiamate così. Oggi ne abbiamo scelto un'altra che, diciamo, la facciamo vedere, dura un minuto, facciamo vedere giusto per darvi l'idea di quello che abbiamo fatto con le 18 aziende che sono sul territorio. Avrete notato che la caratteristica che abbiamo scelto è quella di far parlare direttamente l'azienda. Molto era difficile convincere in qualche maniera qualcuno, ma è uscito sicuramente il meglio. Avevamo la possibilità di offrire voci anche nazionali per poter presentare questa cosa, ma abbiamo, secondo me, avete visto anche voi, abbiamo scelto la migliore cosa, far parlare proprio l'azienda, ed ognuno veramente si è presentato in maniera veramente molto, molto personale, molto sincera, e questi sono i risultati. Quindi questa è una, la chiamiamo videocartolina, è un modo di presentare la propria azienda, tutto qua. E adesso diamo la parola al direttore della Trotta dei Fenici, Antonio Barone. Vi dico subito che è un mondo di idee, chiederò comunque di stare entro i 20 minuti, massimo 25, bastano? Bene, e quindi ascoltiamolo, perché anche per noi è il frutto del lavoro che abbiamo fatto insieme. La maggior parte, le idee che vedete in quel libricino sono sue. Gentilissimi partecipanti a questo incontro, autorità, possiamo dire che abbiamo toccato aspetti diversi di tutta la questione. Ringrazio il presidente del GAL perché ci ha dato questa opportunità di sviluppare un'iniziativa che per noi ha ormai una lunga tradizione. Sono 6 anni che facciamo le giornate del Mediterraneo Antico, però a causa del Covid recentemente abbiamo avuto un rallentamento. Rilanciarlo attraverso questa iniziativa del GAL, Antonio, legittimo ovviamente, non mancherò mai di ringraziarlo, è un'opportunità per tutta la rete, ma è anche l'occasione per il territorio per parlare di itinerari. Come ho detto anche in altri incontri in questi giorni, gli itinerari culturali sono un tema ormai di grandissima attualità. Fino al 2019 si parlava di itinerari, giustamente, in particolare quelli del Consiglio d'Europa sono molto famosi. Qua in Puglia ci lavorate già da tanto tempo e la Regione Puglia è una delle più attive su questo tema a livello internazionale. Però i ragionamenti che facevamo, stiamo lavorando per qualcosa che verrà. Ebbene, il Covid paradossalmente ha completamente sovvertito questa visione, perché dal mese di marzo 2020 siamo stati letteralmente assediati dalle autorità internazionali, non solo dello stesso Consiglio d'Europa, ma anche dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, dell'Unione Europea, le organizzazioni dei paesi che si occupano a vario titolo di patrimonio, i paesi stessi. Noi facciamo da un anno e mezzo riunioni con i apparati dei vari governi con cui collaboriamo. Noi operiamo in questo momento in 12 paesi, quindi potete immaginare quanti ci hanno chiamato, contattato. Perché? Perché, come dice l'opuscolo che avete potuto ritirare nell'ultima pagina, il turismo non dovrebbe essere più lo stesso. È cambiato. Attenzione, è cambiato perché è cambiato l'approccio al turismo, ma la frase non dice soltanto è cambiato, dice dovrebbe cambiare. Perché già prima del Covid si sapeva che il turismo doveva cambiare in qualche maniera. D'altronde non è che possiamo immaginare che un fenomeno così sociale come il turismo possa restare sempre uguale nei secoli. Eppure ci ritroviamo con modelli che fanno riferimento al Grand Tour.
Quindi c'è da ragionare su che cosa bisogna fare, soprattutto oggi il singolo operatore si chiede cosa posso fare io per poter essere ancora competitivo sul mercato e poter rispondere alle richieste del mercato. E stamattina parlavamo con Antonio, ma quando si ritornerà alla fruizione completa dei territori? Beh, noi abbiamo avuto due estati intanto in cui il flusso, sebbene sia diverso, è cambiato, nel senso che c'è stata una forte predominanza del turismo italiano rispetto a quello straniero e i paesi vicini che vivevano di turismo italiano hanno segnato il passo. Vedi, la Croazia la scorsa settimana era in Croazia, mi segnalavano che il turismo italiano è crollato praticamente in Croazia. Però di fatto, da un punto di vista economico, i dati che stiamo raccogliendo dicono che quest'estate 2021 come risultato è stata superiore al 2019, che era stato un anno eccezionale. Quindi vuol dire che tutto sommato il problema non è tanto la sostenibilità del turismo da un punto di vista dell'offerta, quale finora abbiamo realizzato, ma pensare cosa dobbiamo fare per poter accogliere la prossima offerta. Citavo un dato ad Antonio stamattina, durante tutto il periodo del lockdown, eccetera, non sono mai mancati né i turisti americani né i turisti stranieri. Ci sono stati, solo che non vanno più negli alberghi, non vanno più nelle strutture turistiche, prendono appartamenti e fanno smart working, cioè vivono in Italia, vivono nelle nostre coste, soprattutto nelle regioni del sud in particolare, più la Liguria, qualcosa in Liguria. Quindi già c'è un cambiamento. Non si va più in albergo, si va in appartamento. In questo momento chi si occupa di gestione di appartamenti, io ho la prossima settimana un B2B con tour operator internazionali, in metà di questi si occupano di ville e appartamenti, cercano questo, ma allo stesso tempo usufruiscono del territorio, vanno al supermercato, comprano i prodotti, vanno a mangiare nei ristoranti quando è possibile, quindi fanno un'economia per un territorio, per un comune. Qua ci troviamo in una mecca da questo punto di vista. Io ero stato a Mesagna nel 2019, ho trovato dei cambiamenti eccezionali, complimenti veramente, e la candidatura mi sembra molto azzeccata come iniziativa, poi ne parlo brevemente. Quindi da questo punto di vista dobbiamo tener conto di questi fenomeni, quindi non parliamo più del turismo, l'ipotesi di una volta, il pullman che arrivava, questo qua forse non ci sarà più. Un dato è che le ditte di autobus stanno vendendo gli autobus di 50 posti e comprano quelli da 30. Che vuol dire? Stanno cercando di modificare le proprie strutture. Io in questo momento ho problemi con i grandi alberghi, i grandi villaggi, perché la percentuale di occupazione è molto minore rispetto a prima, perché il distanziamento, le mascherine, la disinfestazione, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista gli itinerari sono risultati molto interessanti. Che cosa proponevamo noi e cosa proponiamo? Un turismo lento, un turismo destagionalizzato, un turismo che lavora sui territori, che opera sui territori, e in linea con quello che diceva prima anche Fabio Mitrotti, stiamo ragionando su un turismo responsabile. Noi sin dalla fondazione, la Rotta Fenici ha 18 anni di attività, uno dei soci fondatori è stata la ETR, che nel tempo si è fatta sostituire prima dall'Alleanza Europea del Turismo Responsabile e oggi dall'Organizzazione Mondiale del Turismo Responsabile, che è la OITS, Organizzazione Internazionale del Turismo Sociale, con cui stiamo facendo programmi, indovinate un po', con le Americhe. Stiamo collaborando con le organizzazioni degli operatori americani, perché quando sarà riaperto il viaggio tra America ed Europa noi dobbiamo essere pronti e dire noi siamo qua. È esattamente il meccanismo degli spot che tu dicevi prima, no? Durante il lockdown io ho fatto decine e decine di incontri online con clienti americani in cui presentavo i nostri territori, ovviamente vuoti. Dicevo: guardate, qua abbiamo i nostri monumenti, guardate che sono belli, vi aspettiamo. Poi andavo nell'azienda agricola, facevo vedere con la signora proprietaria, eccetera, l'azienda. Qui c'è l'azienda agricola, queste sono le camere, vi aspettiamo. Cioè il messaggio che hanno fatto tutte le destinazioni turistiche più importanti è di esserci. Noi ci siamo, vi aspettiamo, siamo pronti. Questo perché quando riapriranno i collegamenti la gente ha già prenotato. Cioè non è che aspetteranno la riapertura per prenotare. Voi sapete che la stagione estiva si fa a gennaio. Quindi è il momento ora di agire, di operare, di decidere cosa fare del nostro territorio partendo da un elemento di vantaggio. Per fortuna eravamo arretrati, quindi oggi per fortuna possiamo proporre strutture come le 18 che fanno parte di questa rete, che mi sono sembrate veramente un'opportunità unica, persone fantastiche che ho avuto il piacere di conoscere ai vari incontri e che spero di approfondire questa conoscenza. Alcuni già li conoscevo, visto che frequento il Salento da più di 20 anni grazie ai leader, e quindi da questo punto di vista possiamo sicuramente fare un ragionamento.
momento. Quindi gli itinerari culturali a questo punto diventano lo strumento ideale per promuovere i territori, specie quelli che non hanno grandi attrattori di riferimento. Ma attenzione, i grandi attrattori oggi possono essere un problema, perché appena aumentano i casi, i primi a chiudere sono i grandi attrattori. Quindi i nostri attrattori quali sono? Monumenti come questo, l'originalità, l'autenticità, l'enogastronomia, la capacità nostra di accogliere. Ecco quindi che il valore aggiunto di questo prodotto turistico siete voi. È su questo che dobbiamo lavorare. Un altro aspetto importante, quindi, di conseguenza, turismo esperienziale. Noi parliamo di turismo creativo, cioè noi vogliamo che i nostri turisti che vengono sulla rotta dei Fenici si sporchino le mani. E in tutte le destinazioni, in 12 paesi, proponiamo questo tipo di attività. Vai in Grecia e impari a fare il dolce tipico della signora in campagna, ti insegna a fare il dolce tipico, poi andiamo a fare una passeggiata, assaggiare il vino appena tirato fuori dalla botte, cioè delle cose in cui c'è l'aspetto culturale, perché tutta questa è cultura. Noi abbiamo una cultura quotidiana rispetto ai prodotti che abbiamo: vino, olio, grano, da cui il pane e il sale sono i quattro prodotti mediterranei che i Fenici hanno portato nel Mediterraneo più di 4.000 anni fa. Quindi da questo punto di vista il nostro modo di lavorare sulla cultura è di attualizzarla, cioè far vedere il patrimonio del passato. Qua abbiamo un patrimonio eccezionale dei Messapi, ma la sua attualità la vediamo attraverso le attività che si fanno oggi. L'altro aspetto importante su cui possiamo ragionare sicuramente è il concetto di comunità ospitante, di cui ha accennato prima anche Antonio. È un concetto ormai diffuso ed è una conseguenza del turismo responsabile. Non è la singola struttura che accoglie il turista, ma è l'intera comunità. Allora io, andando per le strade la mattina, per ora mi sto godendo la colazione alle 7 col pasticciotto, che per me è una delizia unica, mi faccio una passeggiatina, incontro le persone che stanno uscendo di casa per andare a lavorare, si scambiano due chiacchiere. Ragazzi, questa è la cosa che cercano i turisti, il rapporto con la comunità. Il rapporto con la comunità che non è lasciata a se stesso, si crea attraverso l'abitudine a ospitare le persone, quindi la formazione delle comunità a livello delle scuole, gli operatori, i gruppi, le associazioni. L'altro giorno ho partecipato al magnifico evento all'Adiano in cui c'è addirittura la partecipazione della comunità, una sagra che si trasforma in un heritage festival. Vedete come già c'è un passaggio di qualità, che però non dobbiamo tenere chiuso in questo contesto, in questa comunità. Il GAL fa un ottimo lavoro e quindi da questo punto di vista già trovo terreno fertile. Dobbiamo farlo sapere al mondo intero. Come? Attraverso meccanismi di internazionalizzazione. Gli itinerari culturali sono anche questo. Proprio oggi ho ricevuto un invito dalla Commissione Europea, dalla DG Growth e dal Consiglio d'Europa di partecipare a una riunione. Stanno selezionando 50 territori europei per fare una promozione congiunta e chiamano noi. Quindi a questo punto, dove trovo un territorio pronto ad accogliere queste iniziative, subito lo lanciamo. Non è un caso che stiamo collaborando. L'altro giorno avevamo pure ospite nel primo incontro a Francavilla il rappresentante di Matera Hub, con cui ci conosciamo da vecchia data, che gestisce i rapporti con tutte le ex capitali europee della cultura. Sono circoli, sono delle lobby. E più recentemente abbiamo collaborato per Capitale Italiana della Cultura sia con Palermo, ma ora più recentemente con Procida, perché l'assessore regionale della Campania ci ha chiesto di dare tematismi sugli itinerari all'interno di Procida Capitale Italiana della Cultura. E questo è il nuovo che avanza, ce lo giustiamo, siccome abbiamo la possibilità di farlo, ce lo giustiamo. Ricordo una cosa importante: la qualità dell'offerta turistica dipende dalla qualità dei rapporti degli attori del territorio. Quindi TDM per me è un esempio. È un esempio importante perché non solo ha permesso di attingere a dei fondi regionali, che qui ovviamente è chiaro a tutti che senza risorse non si possono fare le attività, quindi poter disporre di queste risorse permette di sviluppare meglio i prodotti. L'impostazione è ineccepibile: creazione del prodotto, comunicazione nelle varie forme, studio, ricerca applicata. Questo opuscolo è un contributo, non è un'opera scientifica. L'abbiamo realizzato con la collega Sara Ferrari, prendendo a spunto tutto quello che in questo momento recepiamo negli incontri che si stanno facendo. All'interno troverete innanzitutto un'introduzione ovviamente sul progetto TDM, troverete un'illustrazione della normativa sugli itinerari e la prima ricerca su questi temi, perché c'è una grandissima confusione sugli itinerari. Si parla, proprio ora stiamo discutendo di varie leggi regionali che sono impostate male, e da questo punto di vista sto collaborando molto con Regione Puglia, che invece è molto avanti da questo punto di vista. E cominciando da una distinzione: cammini e itinerari. Si fa una confusione immensa, si mettono insieme queste due cose, sono due realtà completamente diverse. Il Consiglio d'Europa
Nel lontano 1987, quando lanciò il Cammino di Santiago, si trovò con un percorso ibrido, era cammino e itinerario allo stesso tempo. Noi abbiamo la Francigena, che è cammino e itinerario, ma su 45 itinerari certificati dal Consiglio d'Europa, solo 10 sono cammini. Gli altri sono, come noi, dei raccoglitori di patrimonio, dei collettori di patrimonio, dei circuiti culturali in cui le comunità sono protagoniste. Quindi più di certi aspetti, non è un caso che il nostro coordinatore del comitato scientifico, il professore Ponzo, che era con noi sabato scorso dell'Università di Bari, ha detto: guarda che le potenzialità della ricerca sul tema legato alla rotta fenici sono molto superiori ad altri itinerari, perché noi tocchiamo temi i più vasti. Parliamo del dialogo interculturale mediterraneo, parliamo di tutto quello che è mediterraneo, civiltà mediterranea, le antiche civiltà del passato come modello del Mediterraneo di oggi, di dialogo, di cultura, di scambio. Noi operiamo attualmente in 3 continenti, Europa, Asia e Africa, quindi da questo punto di vista possiamo portare pareri differenti. Un aspetto importante che abbiamo sottolineato in questo opuscolo, alcune ricette per il dopo Covid. Cosa si può fare? Quali sono i prodotti che bisogna inventarsi? Siamo partiti dalla museoterapia. La museoterapia nasce in Italia 15 anni fa, viene applicata nel 2018, indovinate dove? In Canada. Noi abbiamo inventata e gli altri la applicano. Ora noi la stiamo riportando in Europa, perché che cosa si dice con la museoterapia? Prima era una prescrizione medica per persone con difficoltà, malati di particolari malattie che hanno a che fare col sistema nervoso, che attraverso il rapporto con la cultura riacquistavano questa serenità, questa capacità di dialogo, di comunicazione. Oggi siamo tutti malati perché il Covid ci ha penalizzati mentalmente, i bambini non vogliono uscire dalle proprie case, gli adulti, gli anziani sono scioccati, quindi il lavoro della museoterapia che stiamo proponendo noi attraverso la nostra rete di musei, ci sono 25 musei tra i più importanti del Mediterraneo, il capofila è il MAN di Napoli, il Museo Archeologico di Napoli, stiamo lavorando proprio per proporre la museoterapia come ricetta per recuperare la serenità che abbiamo perduto durante il Covid. Da questo punto di vista già ci hanno contattato le più importanti organizzazioni turistiche, culturali, noi siamo soci di ICOM, di organizzazioni internazionali, perché questa è un'applicazione che torna utile per tanti motivi. La scorsa settimana in Croazia le autorità croate mi dicevano: guarda, questa è una ricetta eccezionale perché noi avevamo difficoltà a proporre il turismo culturale, in questa maniera è tutt'altra cosa, possiamo proporlo in un modo diverso. Abbiamo parlato di Smartways, che è lo strumento che la Rotta dei Fenici dal 2018 ha proposto come strumento di valorizzazione soprattutto dei territori dell'entroterra, sono dei percorsi di eccellenza che vengono sviluppati partendo dalle comunità. Con la Regione Puglia abbiamo concordato di realizzarne 3 in Puglia, una al nord, una al centro e una al sud, tematizzate sulle 3 grandi civiltà pre-greche, Dauni, Peocezzi e Messapi, ma attraverso questo stiamo lavorando, il primo che è nato, grazie al fatto che già conoscevamo operatori, c'erano i GAL eccetera eccetera, il Salento come primo prototipo di questo percorso, l'identità salentina che diventa strumento di valorizzazione dei singoli territori, attività per attività, azienda per azienda. Allora, come vedete, il lavoro TDM diventa propedeutico a un lavoro molto più ampio che stiamo sviluppando. L'obiettivo di questo attività è ovviamente valorizzare il più possibile i percorsi, creando proprio delle linee che vanno a intersecare il territorio. Non sono dei percorsi esistenti, antichi, sono dei percorsi che noi facciamo collegando tutti i territori che sono interessati. Quindi per questo ci interessa valorizzare le unioni di comuni, le aggregazioni di comuni. All'interno di questi i centri di interpretazione. I centri di interpretazione sono l'evoluzione del museo. Tutti quanti siamo abituati a fare musei all'interno di monumenti come questi, dimentichiamo che se non abbiamo un sistema di dialogo tra patrimonio e visitante, spesso la parola museo viene associata a un elemento negativo, mentre col nostro sistema il centro di interpretazione è la presentazione di quello che esiste sul territorio, l'incontro con la comunità, con le aziende, con i servizi, ma allo stesso tempo un racconto attento di quello che fate. Ieri siamo stati, qua sono presenti in sala, ospiti della Digital Library di Brindisi, che hanno realizzato proprio un centro di interpretazione sulla scrittura, passando poi agli elementi identitari di Brindisi. Vi posso dire che sono dei prototipi che noi stiamo esportando in tutto il Mediterraneo, ne abbiamo realizzati con un recente progetto europeo ben 10, da Cipro fino alla Spagna. Ora ne stiamo facendo altri 4 con un altro progetto europeo che è Italia, Libano, Palestina e Giordania, e la metodologia si va espandendo. Altri vengono realizzati direttamente ai territori, per esempio il comune di Parenzo in Istria ne sta facendo uno, era già previsto
su una canzone, La Mula di Parenzo, e lo mettono a disposizione della Rotta dei Fenici perché possa raccontare allo stesso tempo queste tematiche in un contesto che già loro stavano realizzando. Quindi, come vedete, è un percorso anche di crescita da un punto di vista tecnico che noi proponiamo all'interno di questa pubblicazione, dicendo: guardate, c'è pure la possibilità di fare queste cose. Ma poi parliamo anche dell'archeologia pubblica. Abbiamo sempre più l'attenzione degli operatori su temi, per esempio il turista che non va a visitare un sito archeologico ma collabora alla sua manutenzione. Fa parte dei meccanismi che nel turismo rurale erano quelli della vacanza lavoro. Però in questo caso hanno una variante legata al patrimonio culturale, quindi da questo punto di vista per l'Italia che ha tantissimo patrimonio è importantissima. Ma non solo questo, parliamo anche dei rapporti sull'accessibilità, un'iniziativa che abbiamo avviato con l'Unione Italiana Ciechi, per esempio per la visita di tutte le città d'Italia con un sistema semplicissimo, si chiama anche questo smart, tutto smart, che permette attraverso dei sensori che sono recepiti dal bastone del cieco, permette al cieco di muoversi da solo all'interno di una città come Mesagna, per esempio. Quindi parliamo anche di civiltà, di miglioramento dei servizi. Un ragionamento lo stiamo facendo con l'organizzazione Village for All, che si occupa proprio di certificare le destinazioni accessibili a tutti, e quindi da questo punto di vista c'è uno sforzo in questa direzione. E tante altre iniziative. Ora non vi voglio rubare la sorpresa e dare un'occhiata, troverete parecchi spunti, è scritto in maniera molto semplice proprio perché deve arrivare alle persone. È una specie di ricetta che vogliamo proporre agli operatori e alle amministrazioni locali per crescere e sviluppare queste iniziative. Concludo passando all'aspetto il dopo. Qua con Antonio ci conosciamo da vecchia data, però ogni volta che ci incontriamo si dice: se io ho un'idea, tu hai un'idea, abbiamo tre idee, perché la mia, la tua e quella di tutte e due messe insieme. I ragionamenti che stiamo facendo sono di sviluppare questo percorso con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Stiamo aspettando i bandi dell'area OSAIR, dove siamo progetto strategico. Tutti i paesi dell'area adriatico-ionica e l'Unione Europea hanno scelto la Rotta dei Fenici e i suoi modelli come modelli innovativi, quindi nei prossimi bandi che aspettiamo a gennaio avremo dei privilegi. Spesso gli itinerari sono motivo per aumentare i punteggi nei vari concorsi, nelle varie pubbliche iniziative di progettazione, eccetera. Ho detto: perché non partecipare pure voi alla Rotta dei Fenici come GAL? Il costo è minimo, quindi non è un problema economico, però questo permette di lavorare insieme in rete. Noi abbiamo già dei GAL di altri paesi che hanno aderito, voi rappresentate un territorio, possiamo sviluppare ulteriormente iniziative. L'idea è piaciuta, ringrazio ufficialmente Presidente, Direttore e tutti quanti, e quindi è passato al vaglio del Comitato Scientifico. Stasera posso consegnare ufficialmente a nome della Presidente, che è un tour operator di Cipro, Elena Tano, e mio personale, il diploma di aderente alla Rotta dei Fenici, al GAL di Terra de Messapi, e quindi cominciare finalmente a lavorare. Già giorno 29 abbiamo l'assemblea internazionale online, quindi sarete protagonisti già a breve. Le voglio consegnare questo documento, Presidente. Io mi sono chiesto, quando parlava Antonio, no? La stessa, ho visto qualche volta, ho detto magari parla difficile, e qualche volta si è scoraggiato per dire: sì, la fai facile tu a raccontare le cose, qui siamo noi sul territorio, non è facile il territorio. Ed è una cosa che ci siamo detti anche noi nel gruppo di lavoro della Terra dei Messapi. Solo che, prima di arrivare a questa conclusione, la domanda che invece ci siamo fatti, che poi ci ha disarmato e quindi ci ha, come dire, costretti tra virgolette a rimboccarci le maniche, è un'altra, no? È una domanda che dobbiamo farci sempre. Noi che siamo operatori economici, che viviamo soprattutto in questo caso dell'offerta che diamo sul territorio, perché dovrebbero venire da noi e non andare in un altro luogo? E allora questa domanda, abbiamo incominciato lentamente con questa domanda, ed è per questo che ci troviamo qui anche con Antonio, perché proporre le stesse cose che hanno gli altri, e d'altronde anche un territorio, il nostro, che se ha alcuni finanziamenti della comunità europea con l'indicazione di progettualità per territori svantaggiati, e qualche ragione c'è, no? Quindi siamo territori anche un po' svantaggiati, lo riconosciamo, ma di fatto lo è così. Però se la comunità europea ci dà una mano a sostenere gli interventi con i propri contributi, noi dovremmo avere la capacità di intendere, ecco, quella famosa parola che vi ho detto all'inizio quando ho aperto, no? Comunità accogliente. Cioè noi dobbiamo essere un corpo unico su questa cosa. La comunità, ecco, c'era anche Antonio che, quando parlavamo in momenti di pausa, ci diceva: cioè, dobbiamo fare anche una scuola, Sindaco, noi faremo
Sindaco, anche a Torchiarolo, noi faremo dei corsi di formazione liberi, chi vuole li accetta, per chiunque, perché noi pensiamo che il ristoratore, quando offre qualcosa, deve incominciare a parlare del territorio. Devono parlare delle aziende che hanno lì, se ci facciamo la lotta tra di noi, oppure no, quello fa così e così, cioè, insomma, ma vi rendete conto che c'è un territorio, cioè che ormai si parla di globalizzazione, che io non condivido, sia ben chiaro, è un mio pensiero, però è questo, vi rendete conto che siamo così piccoli rispetto a offerte turistiche enormi, dove possiamo trovare il nostro spazio? In quello, no. Dove possiamo trovare il nostro spazio ve lo lascio nel documentario finale. E magari spero che anche questo possa dare, come dire, la capacità di capire perché siamo convinti che anche noi possiamo fare un'offerta turistica per chi vuole arrivare anche da noi. Io prendo dall'ultima frase che ha detto il Presidente. E noi abbiamo avuto un'esperienza bellissima e per fortuna, anche perché abbiamo questo metodo di trasparenza che la comunità europea, ma anche noi, tutti noi, non vedo come potrebbe essere altrimenti. Simone Salvemi ha partecipato a un bando, aveva anche il rischio di poter non vincere questo bando, e noi siamo stati felici che i risultati del bando oggettivo abbia fatto emergere di nuovo la sua esperienza per questo nuovo documentario corto che ha fatto. L'altro corto, mo il caso, Antonio, noi l'abbiamo fatto in un cinema dove c'erano circa 500 persone nella sala più grande di Andromeda, era piena, qualcuno di voi il volto lo vedo, lo ricorda, eravamo lì, e diciamo che io penso che con il cuore questa gente vale anche una stessa cosa di quella sala, purtroppo l'obbligo di non allargare, perché l'avremmo riempita sicuramente anche per queste cose. Una cosa mi viene chiesta cortesemente, sembriamo nemmeno i film, senza offesa per te e per me. Siccome in anteprima lo stiamo presentando questo corto, poi dovremo darlo alla regione come prodotto, e poi sarà a breve, fra 2 giorni potrete vederlo e scaricarlo anche da internet. Vi prego di non riprenderlo tutto con i telefonini o magari metterlo già sui social, perché purtroppo altrimenti avremo problemi con la regione. Quindi c'è un'anteprima che noi abbiamo il piacere di presentare a tutti voi, anche perché molti di voi siete attori, no, di questo corto, per cui avrete occasione di scaricarlo fra 48 ore ovunque volete, e magari anche, non so, io non sono sui social, non sono su Facebook per scelta, però pare che bisogna anche aiutare sono sicuro che lo farete con i mezzi che questo strumento vi consente per aumentare la visione di questo documentario. Ma io vorrei lasciare 2 parole, perché è importante che lui ci spieghi il perché questa struttura del corto. Grazie direttore, e grazie ai presenti. Sono emozionato e onorato di essere qui. Ho avuto il privilegio di vincere questo bando già nel 2015. Io sono, lo dico sottovoce, perché però mi sento veramente un uomo fortunato, perché vivo in questa comunità che mi riempie tutti i giorni di grandi emozioni, e attraverso la struttura del Gallo ho avuto la possibilità, da privilegiato, di continuare a incontrare, a conoscere parte della comunità di cui io mi sento veramente un elemento di mediazione, perché il mio lavoro è quello di essere uno strumento nelle vostre mani per poter tirare fuori tutto quello che voi rappresentate. Quindi anche questo lavoro io mi auguro che sia riuscito a restituire un briciolo di quello che voi siete, cioè mi auguro che sia un po' lo specchio di quello che voi siete, perché siete bellissimi, siete una comunità appassionata che lavora con grande attenzione, io vedo le lacrime, vedo il sangue, vedo veramente l'amore per questa terra che si esprime attraverso tutte la varietà delle attività che voi svolgete tutti i giorni con grande sacrificio anche, ma anche con passione, perché so benissimo che voi sicuramente la sentite questo sacrificio, ma
si vede anche nei vostri volti, dietro le mascherine, che siete soddisfatti di quello che fate. E quindi ecco, questo piccolo lavoro ha questa ambizione. Mi auguro di essere riuscito a restituirlo. Credo per fare tutto questo mi sono avvalso della collaborazione, perché io, ripeto, sono uno strumento nelle mani di tante persone che svolgono in maniera estremamente professionale il loro lavoro. Mi sono avvalso di un testo bellissimo scritto da un mio amico poeta e scrittore, che è Pierpaolo Petrosillo, che ha scritto questo testo che si chiama La mia fede, e dal quale io poi ho tratto le parole che voi ascolterete. Mi sono rivolto a Mirko Lodede, un maestro, un artista che ha composto la colonna sonora. Poi ho collaborato con Francesco Lacorte, Claudio Begnis, Emanuela Mola, che sono parte proprio della mia vita e che mi hanno aiutato, mi aiutano tutti i giorni a fare quello che faccio. Gaetano Massari, che è anche lui nel suo mestiere è eccezionale. Tutti loro mi hanno dato una spinta per poter realizzare quello che vedrete. E poi ci siete voi. Non voglio essere più lungo dei 3 minuti e mezzo che vedrete. Non voglio... Cioè, probabilmente ho ingenerato troppe aspettative, però veramente vi ringrazio per l'amore e la passione che voi mettete nella vostra vita quotidiana, e ripeto, sono orgoglioso di essere parte della vostra comunità. Allora, buonasera a tutti, mi presento per chi non mi conosce, sono Sergio Bodrugno e sono, sì, il presidente del GAL Terra dei Messapi. In realtà sono un viticoltore, sono un produttore di uva, faccio parte di una squadra, in realtà di una rete, e la rete ha un significato particolare. L'applauso, quello pre, era diciamo già precursore di quello che avremmo visto. In realtà non so se è perché sono diventato un sessantenne, ma il video emozionale mi ha emozionato, e per me è una grande cosa. Ci sono delle immagini che però fanno riflettere, scusatemi, specie per quanto riguarda l'olivicoltura. Passato questo momento, parlavo della rete, volevo parlare della rete. Che cos'è la rete? È quello che oggi si è messo in pratica con delle relazioni brillanti di chi mi ha preceduto, con l'intervento dell'amministrazione di Mesagne, che rappresenta sì padrone di casa, ma anche la lungimiranza di tanti comuni che hanno voluto partecipare, che in tempi non sospetti si sono messi insieme. Poi ci sono state anche delle divisioni, ma è normale, la politica porta a questo. Ma quello che oggi qui si fa è sfruttare dei finanziamenti agricoli. Non dobbiamo mai dimenticarlo, non dobbiamo dimenticarlo. Il rurale deve essere visto nella connotazione proattiva, in una connotazione moderna, in una veste... Voi si usa il termine smart, usiamo il termine smart, va bene, ma noi dobbiamo intenderci. Quindi che cosa esce per me di particolarmente importante? Il fatto che cos'è realmente una rete? Perché può funzionare la rete? Diciamocelo. Noi siamo 18 aziende, che quando dicono andiamo dal notaio, tutte hanno difficoltà ad andare dal notaio. Perché siamo aziende... tra virgolette di individualisti, lo siamo sempre stati, cogliete cosa vi voglio dire? E quando diciamo rete, diciamo guardate, nella rete rimaniamo comunque titolari della nostra attività, capaci di intendere e di volere, continuiamo a produrre e a fare quello che abbiamo sempre fatto, miglioriamoci. Per migliorare cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare insieme, dobbiamo costituire una rete, che è una forma, no, una forma non più tanto nuovo, ma nuova per noi. Di quello che è stato detto, non è che ci sono cose chissà di quale grandissima novità. Diceva
Fabio Mitrotti parlava, turismo lento. Io perché mi sono presentato come viticoltore? Perché io faccio vino? Faccio vino da sempre, io faccio le fiere internazionali e come me in questo raggruppamento ci sono ben tre aziende che, del vino, una di San Pietro, una di Villa Castelli, no? La Baldassarre, San Pietro e Sandonaci. No, Sandonaci è come... Baldassarre, Melillo di Villa Castelli. E hanno, sono aziende che hanno già partecipato a fiere di tipo internazionali e sanno già come ci si comporta, sanno già quali sono degli standard qualitativi. Quindi noi siamo da quel punto di vista abbastanza avanti. Ho davanti a me un'esperienza di masseria didattica, no? Con masseria... con Masseria Carissimo, no? Buon tempo, con la signora, sì, perdonatemi. Come ci sono masserie didattiche, no? Triticum, come ci sono altre realtà, bellissimo Alex, no? Sembra un attore vero, no? Cioè, esprimeva veramente, no? Sembrava quasi un vichingo. Ma lo è. Lo è realmente, perché quando facciamo i consigli di preparazione a alcune cose, lui si comporta in quanto tale, perché ha una forza di volontà incredibile che coinvolge anche gli altri. E noi siamo un gruppo ridotto che manteniamo la nostra indipendenza, continuiamo a fare il nostro lavoro, siamo appartenenti a un territorio. Che cosa non abbiamo, secondo voi? La rete l'abbiamo costruita. E la rete, nella rete la cosa bella sono proprio gli interventi. E il vice sindaco che fa delle affermazioni chiarissime, no? Sulle prospettive che potrebbero esserci. E il direttore della Rotta dei Fenici che ha sventagliato tante di quelle iniziative che mi ha riempito la testa per quante opportunità ci potrebbero essere. Ma noi siamo operatori tutti i giorni. Cosa ci manca forse? Forse dico, qualcheduno già la sta raggiungendo, e se non la stiamo raggiungendo la dobbiamo raggiungere, e per raggiungerla c'è bisogno anche di queste cose, la consapevolezza di questo ruolo. Noi abbiamo oggi un valore incommensurabile che a volte non sappiamo di avere. Quando un regista si sforza di, lo fa benissimo con le immagini, ma si sforza di tirar fuori le parole di presentazioni di un lavoro che alla fine è una sintesi, un compendio di tante situazioni, è perché veramente noi viviamo una ruralità, viviamo un territorio, abbiamo una fortuna di vivere in un territorio, ma noi non sappiamo di averla questa fortuna, non lo sappiamo o non abbiamo ancora la consapevolezza di avere dei tesori e che tutti insieme ognuno ha bisogno degli altri. Siamo individualisti, ognuno di noi deve operare. Quando operiamo, i ringraziamenti che noi abbiamo molte volte non sono realmente dovuti a quella parola che poi voglio sviluppare per un attimo, no? Quella della sostenibilità. La sostenibilità è un prerequisito. Lo faccio adesso, è un prerequisito, dobbiamo dare per scontato che siamo all'interno di un meccanismo dove o ci adeguiamo o ci adeguiamo, ma la sostenibilità che ha tante sfaccettature, per noi che ci siamo uniti in rete, coglietelo per l'ennesima volta, bisogna che ci sia una sostenibilità di tipo economico, perché altrimenti, tanto noi già lo facciamo, sappiamo tutti i giorni che siamo in trincea, sappiamo tutti i giorni. Il mio riconoscimento più grande è quando le persone che vengono a visitare l'azienda poi alla fine dicono: ma che passione, si vede quando ci racconti dei tuoi prodotti, quando ci fai vedere quello che stai facendo, traspare tutta la passione in una, tra virgolette, quotidianità. E le cose che abbiamo detto sono già fatte in altri territori, oggi le dobbiamo fare noi e dobbiamo, mi è piaciuto lo spunto, proprio perché forse siamo un po' indietro, dobbiamo essere bravi a attualizzare, contestualizzarle e proiettarci già in avanti, perché solo, ecco,
ecco, l'aiuto che noi siamo in grado di dare a voi e chiediamo a voi, no? Amministrazioni, noi siamo già disponibili su tante cose e vediamo la disponibilità delle amministrazioni. Io lo dico con molta franchezza, non ho ambizioni di tipo politico per poter da dovermi esprimere in una certa maniera, però c'è molta sensibilità oggi, quindi tanto di guadagnato. Oggi però noi dobbiamo essere consapevoli di un ruolo e la consapevolezza si raggiunge anche grazie agli altri. Fabio, che per me ha detto cose tra virgolette scontate, sono scontate ma hanno poi un grandissimo valore d'uso, perché quelle cose tra virgolette scontate vanno messe in pratica e metterle in pratica con questi con questa asticella che si è alzata significa che se io vado a fare l'esperienza, non solo tutte quelle attività che già sono svolte e già in maniera molto varia, parliamo di masserie didattica, parliamo di multifunzionalità delle diverse aziende, di ricettività che nelle aziende ci sono, io penso spesso alle aziende agrituristiche, ma io quando sto nella mia azienda, dove posso fare il bed and breakfast, posso fare la casa vacanze, posso fare l'agriturismo, poi ho bisogno anche che magari, dico, quando uscite e state visitando questo monumento piuttosto che quest'altro, contare su una rete di aziende vicine che magari sembra una cosa banale, magari un nostro turista, un nostro ospite arriva nel ristorante X e non trova i prodotti dell'azienda Quarato. E perché non li trova? Perché stiamo pensando ad altro, perché è più bello il vicino, o perché non abbiamo fatto insieme un'azione di promozione tutti insieme, no? Cioè valorizzare. Sono molto sensibile, non voglio uscire fuori tema, a tante iniziative. Gambero Rosso ultimamente ha fatto vedere queste immagini molto, facevano vedere dei piatti e si sforzavano di parlare con degli chef professionisti dei prodotti, e abbiamo scelto questa che è la cipolla di Acquaviva, questo che così, questo così, questo così. Alla fine, nonostante siamo portati all'internazionalizzazione e non demonizziamo il fatto che i nostri prodotti possano andare all'estero, alla fine della giostra si parlava, era un focus su una zona particolare, abbinamento dei vini, vino croato. Ah, mi ha dato un pugno diretto, no? Perché chi è, come se il regista improvvisamente vicino all'ultima immagine avesse messo, che ne so, un whisky o no, non lo so, no? Cioè questo è un ragionamento, però adesso, quindi non voglio, il ragionamento lo vorrei chiudere immaginando di pensare sempre più a fare squadra, mantenere da parte un po' gli individualismi e alzare l'asticella, il livello delle nostre aziende. Molte sono già avanti, perché sono dentro, no, a dei meccanismi di esitazione dei prodotti, di presentazione, di accoglienza. Ben vengano però le carte dei servizi, quello che stavi proponendo come attualizzazione di una progettualità, perché dobbiamo tutti insieme essere bravi a incrementare la qualità, perché, come spesso accade, è facile parlare bene, però basta che una persona parli male, la cassa di risonanza è veramente nefasta. Quindi tutti devono raggiungere un livello alto, altrimenti ci penalizziamo a vicenda. Quindi questo per me è molto importante. Avrei voluto poi, non ne voglio approfittare, però ci sono dentro alle presentazioni che sono state fatte tanti spunti di riflessione, però fermiamoci secondo me a questo. Anche le cose apparentemente scontate non sono, quindi alziamo l'asticella. Sappiate che come GAL, come agenzia di sviluppo in un certo senso, il ruolo che noi stiamo cercando di avere è quello di
collettore, no? Di trade union, di persone che proviamo a prendere per mano e mettere insieme. Stiamo facendo una serie di sforzi, ragionando sempre non perché siamo bravi, è quasi un'imposizione, cioè è l'Europa che ce lo impone. Quando si dice quali sono le esigenze, noi per poter fare una progettualità, non è che ce la siamo inventata. Purtroppo, perché la progettualità possa essere presentata, parte tutto dal fatto che io devo andare da Vito Guarato e gli devo dire: Vito, che cosa ti può servire? E Vito mi deve dire: mi serve questo. Poi noi diciamo che a Vito e alle aziende come Vito servono queste cose e le dobbiamo manifestare, e qualcheduno le deve tradurre. Nella traduzione però noi non siamo autosufficienti, e questo è il leitmotiv che io sto ripetendo. Dobbiamo comunicare in una maniera diversa, meglio il video che le parole, no? Meglio il video che le parole. E quelle videocartoline devono essere uno spunto. Quando, chiudo con questo esempio, quando si parlava delle videocartoline, perché che cosa facciamo, no? Quando ci riuniamo nel consiglio di amministrazione si parla, sì, e allora ci sarà il bando, c'è la nostra bravissima Raffa che ci incalza su alcuni meccanismi che vanno assolutamente rispettati, perché c'è un meccanismo rigido, ferreo, che ci viene imposto e che, al quale noi ci siamo adeguati. E allora noi diciamo, sì, dobbiamo prendere per mano, dobbiamo fare queste videocartoline. Cristiano si impegna, ha detto: Cristiano, scusami, ti faccio una domanda, ma non lo dico agli altri, faccio, ma Sergio Botrugno, ammesso che ce l'ha il bigliettino da visita da esitare, quando il vice sindaco viene e dice: mi dai il tuo bigliettino da visita che lo devo dare al tour operator? No, non ce l'ho. E come facciamo? Scusa, se io non ho il bigliettino da visita, forse non ho neanche sviluppato un logo. Se non ho sviluppato un logo, quando la terra dei Messapi sta lavorando su un meccanismo di pubblicizzazione di forme non innovative, ma forme moderne, magari non sono al passo con i tempi. Quindi c'è un pungolo, c'è uno stimolo, quindi le cose scontate, questo voglio in definitiva dire, quello che lui, come? Siamo nel 2021 e tu ancora non hai? Scontate non sono, non so se ho reso l'idea, scontate non sono, quindi noi abbiamo bisogno che le amministrazioni colgano questi aspetti, e che quelle cose che io ho detto a Fabio, dicevo: Fabio, non mi hai detto niente di nuovo. Non è vero che non mi ha detto niente di nuovo. Fabio deve coniugare in maniera moderna e proiettando all'assessore, che non è venuto. Io dico che bisogna scommettere su chi sta lavorando sul territorio per fare da trade union e prendere per mano le aziende e cercare di lavorare con le amministrazioni. E quando ci sono le occasioni, come quella del direttore che c'è, ripeto, che ci ha dato una sventagliata che mi ha fatto girare la testa, noi dobbiamo poterci inserire. Ma per poterci inserire, lui deve sapere che può contare su tutte le singole aziende, perché se no, come il direttore ha detto all'inizio, qual è il motivo che mi spinge ad andare? Perché siete belli? Perché terra dei Messapi? Assolutamente no. E quindi ci sono tutte le vocazioni insite in un meccanismo che vanno tutte riprese. Non mi dice niente di nuovo, io quando parlo del vino, no? Sono costretto a parlare dei Downi, dei Messapi, dei Peuceti, poi dico: no, ma il Salento, per carità, il Salento, la terra dell'alberello, io sono diverso rispetto al pugliese, ma io devo dire che sono pugliese, perché se no, quando sto, lui mi ha dato un diploma, come me l'ha dato? Io non lo so leggere, bugia, lo so leggere, e è tutto in inglese, ma quando vengo, sì, inglese per dire. Quindi vuol dire che noi dobbiamo essere al passo col tempo anche su alcune altre situazioni, perché se vengono degli ospiti e io sì, mi posso far capire e i gesti sono ancora più importanti, però un minimo lo devo fare, no? Per fortuna in questo gruppo ci sono ormai la maggior parte delle aziende dispone di titolari e di personale molto qualificato. Laureati, capaci, con tanta esperienza alle spalle, quindi non abbiamo più timori reverenziali, ce li siamo già costruite queste cose, però dobbiamo
renderle a uno standard molto più alto. D'insieme, non devo dire, l'esperienza che io faccio nella masseria a buon tempo è unica, poi vado in quella di Vito Quarato e ho un deficit, perché lui penalizzerà poi quella della masseria a buon tempo, che negli anni si è distinta per un lavoro, no? Quindi dobbiamo essere bravi d'insieme, fermo restando che ognuno ha la propria individualità. Vabbè, non voglio più, vorrei continuare, ma mi fermo qui. E c'è qualcuno che vuole magari dare il proprio contributo? Siamo felici di ascoltarlo. Intanto buonasera. Il regista Salvemini mi ha proprio colto, mi ha rubato, rapito, insomma. E tra l'altro su un tema che io sono figlio di contadini, porto avanti la storia della civiltà contadina, quindi sono pregno di vini, mi ricordo addirittura i miei genitori quando con i piedi pestavano, pigiavano questi frutti per dare questo nettare, insomma, che era il vino. Per cui è un'avventura che tra l'altro anche il nostro Antonio Legittimo, insomma, quindi conosce molto bene. Racconto la mia storia guardando, o meglio, la mia storia nasce con Carlo Levi, Cristo si era fermato a Eboli. Mi chiedevo perché si era fermato a Eboli e io ho cercato di farlo risorgere, forse qualcuno conosce i miei lavori lì, a Latiano, un po' di altre cose, insomma, questi Cristi che risorgono a 10-15 metri, insomma, non così. Sono un privilegiato perché rimango, lascio Milano nell'84, una scelta di vita, insomma, poi perché il sud è pieno di passione, insomma, c'è una verità dentro, per cui appunto ti rapisce, e quindi la materia che diventa forma, diventano sculture, diventano monumenti. Per cui, essendo figlio di questa terra, credo che aver lasciato Milano appunto nell'84 una scelta abbastanza, poiché tirava economia, c'era l'arte, l'incontro con i tanti artisti così nel mondo conosciuti, però io resto radicato perché qui un giorno ho provato a fare due fori, uno a Milano e uno a Latiano, che è il mio paese, ho visto che lì i fori facevo fatica a far entrare nel cemento e invece qui, facendo un foro in questa terra, già germogliavano i peschi in fiore, insomma, già nel mese di gennaio. Che dire di più? Che ringraziarvi e grazie a Salvemini che mi ha coinvolto in questo viaggio e in questa avventura. Spero che domani nasca il mio sogno, devo dire la verità, visto che mi trovo in questo contesto, fare un'opera dedicata alla civiltà contadina. Allora sì, forse ho appagato un desiderio proprio per vedere splendere, insomma, queste uve e questa terra. Bene, grazie. Io vi ringrazio e non posso che prima di chiudere, dire che tutto ciò che abbiamo fatto lo dobbiamo anche a volti e persone che in questo momento non si sono viste, oltre che Cristiano, che Stefania, Taurino e Gianna. Non siamo molti in questo periodo nel GAL, quindi siamo pochissimi e ci barcameniamo da una parte all'altra. Però io li ringrazio personalmente e il suggerimento è anche del Presidente di salutare da parte sua, di ringraziare tutto il gruppo che lavora. Grazie a tutti per la presenza e ripeto, come ho iniziato, finisco. Non è finita, ma è incominciata, sia ben chiaro.